una sola parte non poteva decisamente bastare per scoprire tutti i segreti di Dance Revolution. Questa è la seconda parte from Radio DJ on Enjoy Television. È sempre così, parto seduto e poi a metà programma mi alzo perché non riesco a stare fermo. E, insomma, è tutto sommato è un programma dance, uno non è che può sentire un programma dance sul divano, insomma, è il bello del programma dance che puoi anche partecipare attivamente alla trasmissione. Dance Revolution è anche una compilation, volume 3. Sì, abbiamo pensato di raccogliere un po' di musica, anche perché in realtà ci siamo accorti che purtroppo gli spazi per la dance sono sempre di meno, no? E anche noi abbiamo un'ora e mezzo alla settimana e spesso sacrifichiamo dei dischi che poi sono molto belli e non riusciamo a ripetere perché arrivano cose nuove. Quindi metterli insieme in una compilation è un modo per non dimenticarli, insomma. Ma sarà un flop questa Dance Revolution 3? È già un flop. È un flop. Ma veramente, guarda che di bello c'è solo il nome. L'hanno voluta l'IKEA perché la usano per metterla sotto le gambe del tavolo. Cioè, solitamente la vendono da Media World o nei centri commerciali o all'autogrill. Stavolta l'hanno presa tutta l'IKEA. Un tavolo che balla, manca una vite. Metti sotto Dance Revolution. Venerdì sera, 12 ottobre 2007, Radio DJ One Nation, One Station. Un saluto anche agli amici di Enjoy Television che oggi sono venuti a fare un documentario di 7 ore su come nasce un programma che non ha niente di bello tranne il nome. Io ho tante cose da chiederti, sono molto curiosa. Ma non hai visto abbastanza? Scusa. No, io starei qua tutto il giorno. Puoi stare, non c'è problema. Comunque, io ti guardavo Mario, guardavo te. Ma voi vi divertite come dei matti a fare Dance Revolution? Ma questo programma sai che non ce l'ha chiesto nessuno di farlo? Cioè, a differenza degli altri programmi che sono in palinsesto perché c'è un motivo, no? Nel senso che esigenze editoriali. Questo programma siamo stati noi a chiedere, possiamo farlo? Così per... Ma perché? Come vi è venuta l'idea? Beh, l'idea di Dance Revolution nasce chiaramente dal fatto che non essendoci più il DJ Time, che per anni è stato il programma di riferimento della musica dance e anche per noi è stata un po' la nostra vita, insomma il nostro mondo, e io mi sono spostato più verso l'intrattenimento, mi mancava un po' e volevo mantenere un po', diciamo, la mia presenza in questo mondo, anche perché a me piace tantissimo ricevere dischi, ascoltarli, scegliere, eccetera. E quindi ci siamo un po' di anni fa, è nato Dance Revolution, che è partito un po' in sordina, così, anche perché era completamente dedicato a un, se vogliamo, un pubblico diverso, anche perché musicalmente ci siamo un po' spostati, no? Ma non è che mi sia spostato io in realtà, è la musica è la musica che si è spostata, quindi io mi sono adeguato. Vai con la bassa, come dice Checco Zalone, vai con la bassa, maestro! Questi sono i Depeche Mode, va bene? Sì, yeah, all right. Tu hai detto che ti diverti a ricevere i dischi, ascoltare. Siccome io, parlando con i vari DJ in giro per l'Italia, sento dire che bisogna promuovere di più i DJ italiani, anche le giovani leve italiane. Ma se qualcuno, magari di non famosissimo, ti mandasse un disco e questo disco ti piace, tu lo metteresti in scaletta? Il disco che c'è in sottofondo adesso è di due DJ che non sono famosissimi italiani, me l'ha mandato, io l'ho messo. Per cui... Oggi più che mai, visto che tanto poi non c'è neanche un mercato che permette a nessuno di diventare particolarmente ricchi, cioè siamo veramente molto più liberi nella scelta. Mm-hmm. Cioè scegliamo quello che ci piace secondo noi, non vogliamo farci influenzare e condizionare da frasi tipo ma guarda che questo qua. Noi mettiamo quello che piace a noi oggi, facciamo una trasmissione radiofonica molto libera dal punto di vista della scelta. Revolution. Albertino, so che devi andare a presentare l'altro disco, vado, per cui vado. Grazie. Grazie a voi, grazie perché mi pensate sempre, io vi guardo di notte. Tra ciao. Una donnina nudella. Esatto, ciao a tutti. This is Dance Revolution on Enjoy Television. Ammazzo, ma chi sono? Troppo bravo, incredibile. Che sfigata!